Salve e benvenuto a Days of War. Parliamo oggi di un argomento molto vicino all'Ucraina, cioè quello dei combattenti stranieri. Dobbiamo fare subito una piccola distinzione tra i foreign fighters, cioè un giovane occidentale che decide di combattere per lo Stato islamico condividendone l'ideologia ed i metodi, dal foreign fighters che si reca in Ucraina, cioè quei combattenti stranieri che si arruolano in paesi diversi dal proprio per supportare una causa militare. In questo caso è la causa militare dell'Ucraina contro la Russia. Ed infine poi abbiamo i mercenari, cioè un soldato, un cittadino che esercita il mestiere dalle armi al soldo, cioè pagato da un altro Stato. Questa distinzione è molto importante perché poi vedremo che vi sono anche degli svolti nelle legislazioni dei paesi occidentali e degli altri paesi. Il fenomeno del combattente straniero in Ucraina nasce già nel 2014. Cioè quando, dopo l'annessione della Crimea, alcune popolazioni degli stati all'interno delle regioni del Luhansk e del Donetsk, popolazioni filorusse, decidono di volersi autodeterminare con l'appoggio dei russi. E quindi iniziano a fluire in quella regione circa 17.000 combattenti stranieri, foreign fighters. Di questi 15.000 provenivano dalla Russia, 1.000 provenivano dalle ex repubbliche sovietiche della Georgia e della Bielorussia e altre 1.000 dall'Occidente. Quindi 17.000 persone che si sono poi suddivise su ambo i parti dello schieramento, cioè dalla parte ucraina e dalla parte dei combattenti miliziani filo-russi. Il fenomeno del combattente straniero, dei combattenti stranieri, si è intensificato dopo l'invasione della Russia in Ucraina e subito dopo l'invasione, a distanza di qualche giorno, il presidente Zelensky fece un appello a tutti gli stranieri e li invitò ad unirsi alla battaglia, alla guerra contro la Russia e ad entrare a far parte di una legione internazionale per la difesa dell'Ucraina. Chi voleva entrarvi a far parte doveva passare tramite le rappresentanze diplomatiche dell'Ucraina dislocate nei vari paesi del mondo. Avrebbero seguito degli step e seguono degli step e poi sarebbero stati inviati in Ucraina dove poi sarebbero stati smistati nei vari reparti di questa legione straniera. Ora si conta che dallo scoppio della guerra si siano uniti come combattenti stranieri all'Ucraina circa 20.000 combattenti provenienti da 50 paesi e di cui anche italiani. Questi sono attenzionati ovviamente dalle autorità del Ministero dell'Interno italiano. Perché? Perché non è legale di andare in uno stato straniero e combattere come foreign fighters. Infatti, la legge italiana, come anche le leggi di altri paesi occidentali e anche altri paesi nel mondo prevedono delle sanzioni per chi si reca a combattere con un altro Stato. In Italia è previsto l'articolo 244 e l'articolo 288 del codice penale che in merito ai combattenti stranieri punisce con pene reclusive da 4, 6, 18 anni e anche fino all'ergastolo. Sia all'ergastolo quando il comportamento di un combattente straniero è tale da incrinare le relazioni diplomatiche tra gli stati o addirittura portarlo alla guerra. Molti stati hanno preso le distanze dai combattenti stranieri, le ha prese la Gran Bretagna, le ha prese anche l'America e infatti di questi giorni si sa di combattenti stranieri americani e inglesi che sono stati diciamo catturati, hanno subito anche un processo. In Italia, oltre agli articoli 244 e 248 del codice penale, esiste anche un articolo 3 della legge del 12 febbraio del 1995 che regola il comportamento dei mercenari e sembra che il comportamento dei mercenari sia meno pericoloso, almeno per quanto riguarda la legge scritta rispetto a quello dei combattenti stranieri, perché il mercenario va e lo va a fare a titolo personale e non per una ideologia. Inoltre, la Farnesina ha emanato anche
una nota dicendo che le condotte che vengono portate in altro stato dai combattenti stranieri possono essere considerate penalmente rilevanti. I combattenti stranieri ci sono, ci saranno e ci continueranno ad essere. Questi sono monitorati e il problema si pone al loro rientro, perché potrebbero portare con sé una radicalizzazione di quella ideologia che li ha portati in uno stato a combattere, che si potrebbe poi rivelare deleteria per quanto riguarda il vivere all'interno dello stato di origine. Ci saranno ancora aggiornamenti per quanto riguarda i combattenti stranieri in Ucraina e quando noi avremo notizie in merito saremo ben lieti di potervele fornire. Per oggi è tutto, arrivederci e seguite sempre i social di Per Sempre News. Arrivederci.